tutti ragazzi, siamo su Gran Turismo Sport e oggi volevo farmi una bella partitozza con il Porsche 911 GT3 RS. Allora ragazzi, sono un paio di giorni che ho qualche problema con Gran Turismo, cioè non si connette a internet, la console è connessa a internet e gli altri giochi si connettono a internet, il Gran Turismo mi dà qualche errore, probabilmente sarà successo qualcosa nell'ultimo aggiornamento che è successo un paio di giorni fa. Comunque, visto che non possiamo andare avanti con le sfide e missioni, cioè, perché Gran Turismo, la gran cavolata di questo gioco, che è una bella cavolata, che se siamo senza connessione non ci permette di salvare la partita, cioè proprio non ci salva la partita. Quindi dobbiamo tenere acceso per forza il gioco senza uscire, spegnere la console in modalità riposo e non giocare ad altri giochi, perché se usciamo dal gioco poi non tutti i dati fatti in quel momento vengono cancellati, quindi è un bel casino. Quindi che vuol dire ragazzi? Che oggi ci spariamo una partitozza di puro divertimento arcade con la Porsche 911 GT3 e poi la andremo a rifare per se facciamo qualche primo posto. Comunque noi puntiamo al primo posto e questa qua è una macchina molto competitiva ragazzi, perché ci permette di arrivare in curva al limite e fare la nostra staccatona e poi se vediamo che stiamo per uscire fuori dal tracciato verso l'esterno, spalancando il gas essendo trazione posteriore, questa qua si gira un po' di culo e ci permette di continuare la curva anche più veloce. Ok, cambiamo visuale ragazzi, si comincia. Difficoltà massima. Ecco che guardate, ci facciamo subito un bel sorpassone. Qui davanti a noi abbiamo Ferrari. Ok, tre giri al termine della partita. Staccatona, staccatona, staccatona. Oppala, eccolo, colpo di gas per sterzare meglio. Siamo stati un po' scorretti, ci siamo fatti un po' la fiancata del Ferrarino. Siamo in ottava posizione. Colpo di gas, grande. Ancora in ottava posizione, cerchiamo di prendere questo qui davanti a noi. Ci avviciniamo, sorpasso all'interno ragazzi. Attenzione, stiamo mangiando terreno, stiamo recuperando gli avversari qui davanti a noi. Staccata al limite, spalanchiamo, grande, ci riprova con la sua Nissan. No, che Nissan, sto dicendo una cagata. È una Mustang. Pensavo alla Mustang e ho detto Nissan. Poco male. Facciamo vedere che anche le vetture tedesche sono belle cazzute. Qui davanti a noi, cavalli americani. Con una Corvette. Sorpassone e passiamo in quinta posizione al primo giro. Ecco che tagliamo subito il traguardo dopo aver affrontato l'ultima curva prima del rettilineo e partiamo col secondo giro. Dobbiamo stare attenti, non gasiamoci troppo e non facciamo cazzate, non dobbiamo fare errori gravi. Se no perdiamo tutto il lavoro svolto finora. Davanti a noi Porsche e Mitsubishi Lancer Evolution. Eccolo che ci taglia la strada. Ma noi ridiamo. Bussiamo alla porta e diciamo oh cazzo. Oh, bussiamo alla porta e diciamo ehi, passo lo stesso.
guardate il Porsche come competitivo. E Alfa Romeo 4C davanti a noi, ragazzi. Va veramente forte. Molto spesso nelle gare che facciamo ci sono, nei primi posti ci sono molto spesso o Alfa Romeo 4C o Porsche. Oh, c'è stato un pelo, ragazzi, per un pelo lo stavamo beccando. Nel frattempo ci ha cucciato lui nella fiancata. Ok, spalanchiamo l'acceleratore. È ancora qui, è ancora qui che bussa alla nostra porta, ragazzi. Stacchiamo un po' prima e ho fatto bene, visto che abbiamo fatto il rettilineo più veloce, grande. Ed eccoci pronti per tagliare nuovamente il traguardo e la griglia di partenza e affrontare l'ultimo giro. Cazzo, l'ultimo giro. Fare cavolate, cazzo, eccolo, eccolo, eccolo. Era pronto ad aspettare che facessimo il nostro errore. Ma noi ce la battiamo. Ce la battiamo, ciao bello! Oh, guardatelo! Guardatelo, no, non ti voglio cucciare, non voglio giocare scorretto. Guardatelo qui. Io ci riprovo, bello. Tagliamo le curve in modo diverso. Oh mamma mia, bellissima ragazzi. Mi piacciono queste gare quando è combattuta, dove siamo lì tutti e due per batterci per il traguardo, per il primo posto. No, 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 non volevo farlo scorretto, scusami. Non l'ho fatto apposta, veramente. Dove sei? No, spero che non sei andato troppo fuori. Oh, perfetto. Ho rallentato un po', ragazzi, perché lo volevo di nuovo qui vicino a me. Ok, adesso si fa sul serio, però, basta. Adesso basta. Grosso lì, però abbiamo guadagnato in questo modo. Ultima curva, ragazzi, guardatelo come distante, guardatelo dov'è. Traguardo, primo posto, ci aggiudichiamo un primo posto, ragazzi, bellissimo, è stata una gara veramente bella, mi sono veramente divertito, è durata anche tanto, tre giri su questa pista durano veramente tanto, quanto sono? Circa 9 minuti di gara, 7 minuti totale, e alla fine l'abbiamo staccato di quasi un secondo, e gli altri avversari, boom, tantissimo, e noi intanto ci aggiudichiamo altri punti che non serviranno a niente, ragazzi, perché dovrò cambiare gioco più tardi, quindi quello che abbiamo fatto in questa gara non verrà salvato, purtroppo. Come vi dicevo prima, è impossibile stabilire una connessione col server, per procedere devi essere connesso al server, e in poche parole ci prendiamo in quel posto. Spero che risolvano al più presto questa cosina qua, ragazzi, perché se no è un bel casino, non riusciamo ad andare avanti. Comunque, allora, che dire, ragazzi,
Completata questa partita, e la prossima volta continueremo con le sfide missioni sicuramente. E oltre che con le sfide missioni, vorrei portare avanti anche le gare su modalità arcade in modo da sbloccare gli altri tracciati. E guardate che bello, mamma mia, che bella sta macchina! E niente che dire, grazie a tutti del vostro ascolto. E mi raccomando, ragazzi, vi ricordo che Gran Turismo Sport esce tutti i venerdì alle 17:30 e domenica alle 11:30. Scusate ragazzi se in questi giorni non sono usciti i vari giochi negli orari prestabiliti, ho avuto molti problemi di connessione, quindi è stato un bel casino. La prossima settimana ci porteremo a pieno ritmo e cercheremo di non sgarrare gli orari e i giorni. Grazie a tutti del vostro ascolto e alla prossima. Ciao a tutti!